Tutto pronto per i campionati italiani di paraciclismo che sabato e domenica si terranno a Marostica e Bassano. 56 gli atleti che si sfideranno, 28 uomini e 28 donne, in tre diverse categorie lungo un percorso di 5 chilometri. Domenica la grande giornata bassanese, prevista la chiusura dalle 7.30 alle 18 di diverse strade, e già sono arrivate chiamate alla nostra redazione per chiedere chiarimenti. E allora ci siamo rivolti all'assessore allo sport, Mariano Scotton. Viale Venezia, Viale delle Fosse, Viale Montegrappa, via Quarta Armata, poi giù per Prato Santa Caterina, quindi Prato Santa Caterina in tutta quella zona, poi ovviamente per risalire per la salita, poi anche Viale dei Martiri. Tutta questa zona sarà ovviamente transennata, anche se comunque ci saranno dei varchi, 8 varchi che saranno custoditi per permettere comunque il passaggio quando non ci saranno gli atleti. Sicuramente ci sarà un po' di disagio, ma io confido nella sensibilità dei cittadini bassanesi, in questo caso della zona est di Bassano. Io sono convinto che i cittadini bassanesi daranno una grande prova di sensibilità, ma soprattutto saranno anche tifosi e parteciperanno a questa grande manifestazione agonistica. Manifestazione agonistica con partecipante d'eccezione il grande Alex Zanardi, e poi l'allestimento al Parc Le Piazze di angoli specifici nell'ottica dell'inclusione. Sarà sicuramente un evento che continuerà a sensibilizzare la cittadinanza ad avvicinarsi appunto al mondo paralimpico, alle persone con disabilità.